Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessiland Condiviso, la rubrica fatta da voi e per voi. Siamo tornati dopo 2 mesi di pausa, ma ricchi di progetti davvero molto belli. Parliamone. L'estate infatti ha portato con sé una valanga di progetti stupendi che non vediamo l'ora di mostrarvi. Progetti che hanno fatto impazzire gli appassionati di crochet nel mese soprattutto di luglio e di agosto, quindi parleremo delle foto ovviamente che hanno ottenuto più mi piace in questi 2 mesi, ma abbiamo due chicche davvero imperdibili. Iniziamo subito quindi con il primo progetto, non prima però della nostra amata sigla. Solitamente parliamo dei progetti che hanno ottenuto più mi piace alla fine. Questa volta ho deciso di cambiare. E iniziamo con il progetto che ha ottenuto più mi piace durante il mese di luglio, che è quello di Daniela Rossi. Daniela ha realizzato questo completo con il filato Maynard. Il Maynard nella variante beige oro, il tutto lavorato con uncinetto numero 4. Daniela infatti ha deciso di realizzare un progetto speciale per una persona ancora più speciale, vale a dire sua madre. Un gesto d'amore quindi che si traduce in questa creazione, mostrando quindi come la passione per il crochet possa diventare il mezzo perfetto per esprimere affetto e gratitudine. Ma non mi dilungo ulteriormente perché Daniela ci ha inviato anche un vocale e delle foto, quindi ascoltiamo e guardiamolo insieme. Buongiorno a tutte, sono Daniela Rossi di Brani, un paese dell'Oltrepò Pavese, ai piedi di splendide colline ricche di vigneti dove si produce dell'ottimo vino. Sono in pensione da qualche anno e sono una nonna a tempo pieno. La mia passione per l'uncinetto risale quando ero una bambina, che avevo iniziato con i centrini, i cuscini, le sciarpe. Poi avevo abbandonato, avevo preso i ferri e così mi dilettavo a fare dei maglioncini. Poi però l'uncinetto l'ho ripreso dopo circa 4-5 anni fa, così casualmente avevo visto in vetrina un negozio una borsa fatta a mano e la cosa mi ha incuriosito e ho pensato di poterla fare anch'io e quindi ho cercato su internet e qui ho trovato Tessiland. Qui mi si è aperto un mondo, una vastità enorme di prodotti, di filati, di accessori. Grazie anche a Tessiland ho scoperto la fata tuttofare, che è diventata la mia musa, la mia maestra e che ringrazio anche lei tantissimo perché ho imparato tantissimo e da quel momento in poi io non ho più smesso. È diventata una droga per me. Infatti sono felicissima di aver ottenuto tutti questi like per l'ultimo progetto che ho realizzato, fatto con il bellissimo Maynard, una fettuccia leggera, delicata, con una resa altissima. Infatti con una rocca e mezzo e l'uncinetto numero 4 ho realizzato sia il gilet che il top. Il gilet mi sono ispirata al tutorial della Fatto Tutto Fare, quello del gilet 5 spicchi, e ho fatto una variante di punti alternando 4 giri di punti alti, 3 giri di punti quadretti, mentre per il top è il top secret sempre della fata, molto semplice, tutto punto alto, e alla fine ho ripreso il bordo di quadretti per riprendere appunto il stesso disegno del gilet. Poi ho applicato la rosa, che è la rosa irlandese sempre dal tutorial della fata, per dare un tocco di eleganza al gilet, insomma a tutto il twin set completo, dato che era appunto per la mia mamma e quindi ho voluto dare un capo un po' raffinato. Io ringrazio tantissimo la Tessiland per questa opportunità, ringrazio tutte voi per tutti i like e speriamo in una prossima. Grazie ancora, un abbraccio, a presto. E adesso invece vediamo il progetto che ha ottenuto più mi piace durante il mese di agosto. Lei ormai è una veterana di Tessiland Condivision, infatti fa vocali, manda video, manda foto come se nulla fosse. Però se è una veterana un motivo ci sarà. Se tutti cliccate tutti questi pollici in su per i suoi progetti è perché sicuramente di bravura ne ha davvero tanta. Di chi parliamo? Di Roberta Genovesi. Ebbene sì, è tornata tra noi. Questa volta con una borsa realizzata con il tornado
usando sabbia e tutto lavorato con uncinetto numero 5. Anche Roberta ci ha inviato un vocale e alcune foto, come abbiamo detto ormai, insomma, è diventato davvero facilissimo per lei farlo e la ringraziamo ovviamente per la disponibilità e la gentilezza che ci mostra ogni volta e quindi ascoltiamolo e guardiamolo insieme. Eccomi di nuovo qui a ringraziarvi tutte per aver apprezzato il mio lavoro. Mi chiamo Roberta, ho appena compiuto 56 anni e vivo in provincia di Parma sulle colline. Da circa 3 anni lavoro a uncinetto e tutto quello che ho imparato l'ho imparato dalla fatta tutto fare. Per fare questa borsa non ho seguito un tutorial in particolare, ma ho preso idee qua e là nel web. Ho scelto come filato il Tornado nella variante sabbia, e un filato che mi è piaciuto tantissimo per la sua buona resa, per la sua facilità di lavorazione e per i suoi colori fantastici. Ho usato meno di 2 rocche lavorando con un uncinetto numero 5. Ho fatto 2 mattonelle di 30x30 cm molto semplici. Sono infatti partita con un cerchio magico e ho lavorato 4 gruppi di 3 punti alti più una catenella. Nel primo giro ho lavorato tutti i punti alti facendo nei 4 angoli gli aumenti, l'aumento fatto con 2 punti alti più una catenella più 2 punti alti. Nel secondo giro invece ho lavorato un punto alto più una catenella così da formare dei quadretti. Nel terzo giro si lavora nei quadretti 3 punti alti chiusi insieme più una catenella che mi serve per passare al quadretto successivo. Si ripete di nuovo la riga 1, 2 e 3 e poi si fanno 3 giri tutti a punto alto. Naturalmente nei 4 angoli si continuano a fare gli aumenti. Fatte le 2 mattonelle, per unirle, ho lavorato facendo il punto che ho imparato nella borsa cestino della fata. Cioè, ho fatto prima di tutto un giro in costa retro a punto basso, poi ho fatto un secondo giro di punto bassissimo in costa anteriore, un terzo giro di punto basso prendendo nel mezzo del punto basso della riga 1 così come ho imparato nella borsa cestino della fata, poi ho fatto un quarto giro a punto bassissimo in costa anteriore e un quinto giro a punto basso sempre come si fa nella borsa cestino. Ho poi unito le 2 mattonelle con una cucitura prendendo le costine interne dei punti delle 2 mattonelle. Ho rifinito il bordo della borsa facendo un giro a punto basso, poi ho fatto un secondo giro con 4 punti bassi più 2 catenelle per formare i fori in cui poi faccio passare la culisse e poi ho fatto un ultimo giro tutto a punto basso. Ho foderato poi la borsa con un tessuto Ottoman color rosa e ho applicato i manici in cuoio che già possedevo. Ho fatto passare nei fori la culisse con perline in legno che ho riciclato da un vecchio vestito, era una vecchia cintura. Questa borsa, nella sua semplicità, è molto versatile, può essere utilizzata in diverse occasioni. Colgo l'occasione per ringraziare ancora tutte voi, in particolar modo ringrazio Tessiland per i magnifici prodotti che è in grado di fornirci e ringrazio anche la Fatta Tutto Fare per le sue idee meravigliose per avermi avvicinato a questo mondo. Un abbraccio in particolare ai simpaticissimi Valentina, Andrea e Rosaria. Ciao ciao! Insomma, Roberta davvero ormai è la testimonianza di come qualsiasi oggetto del crochet, in questo caso proprio una borsa, possa diventare una vera e propria opera d'arte. Soprattutto grazie alla passione, all'impegno e alla creatività che Roberta Genovesi, così come tante altre di voi, mettono in queste creazioni. E adesso invece passiamo ad un top davvero molto bello. Chi lo ha realizzato è una persona davvero molto originale, simpatica e interessante. Parliamo del top di Beatrice Gaia Valentina P. Beatrice ha realizzato questi top perché insieme a quello che vedremo ne ha realizzati anche altri con praticamente rimasugli che aveva fondamentalmente in casa. Quindi parliamo di Iggy Ghost, Queen, King Lux, di tutto e di più. Ha preso spunto da un tutorial visionato su YouTube, ha cambiato alcuni punti, ha utilizzato ovviamente vari tipi di uncinetto in base al filato, quindi dal 3,5 al numero 6. I punti principali sono il punto basso e il punto alto nei bordi a V, ma Beatrice ci ha inviato un video, quindi guardiamolo insieme e ascoltiamo che cosa ci racconta. Ciao, sono Beatrice Gaia Valentina e sono un'erborista appassionata di uncinetto. Vengo da Castel San Pietro Terme, paese di 21.000 abitanti, dove ho appunto la mia erboristeria e al cui interno mi piace esporre anche le mie creazioni all'uncinetto.
Ho imparato a fare l'uncinetto a fine del 2021 guardando dei tutorial su YouTube e da lì non ho più smesso. Mi piace molto guardare i tutorial e cercare di riprodurre le creazioni personalizzandole, perché non mi piace copiare gli altri e quindi mi piace sempre dargli un mio tocco personale. Grazie a Tessiland chiaramente si possono realizzare tantissime creazioni in colori bellissimi. E infatti in questi 2 anni ho realizzato veramente di tutto, dall'abbigliamento agli accessori, collane, orecchini, borse, pupazzetti amigurumi, veramente tutto quello che vedo voglio realizzarlo e non sono mai soddisfatta. Io trovo il tempo per fare l'uncinetto praticamente quasi tutti i giorni, non riesco proprio a smettere, è la mia passione più grande. L'uncinetto per me è un modo per abbassare lo stress, mi aiuta molto a risolvere problemi di ansia, attacchi di panico, infatti da quando faccio l'uncinetto sto molto molto meglio e a livello di umore e benessere mentale, e infatti cerco di condividere questa passione con tutte le mie amiche perché penso che sia proprio utile a tutti, un bellissimo passatempo oltre che una grande passione. Grazie a Tessiland che mi ha dato l'opportunità di farmi conoscere. Mi trovate su Instagram alla pagina BGV Handmade. Insomma, chi dice che il crochet è solo per vecchi? Anzi, Beatrice diciamo che sfata proprio questo mito e invece ci mostra proprio come le tecniche tradizionali possano in realtà avere una sorta di twist moderno e fresco, perfettamente in sintonia con le nuove generazioni. Quindi davvero... Sono una donna esaurita. Perfettamente in sintonia con le nuove generazioni. Brava Beatrice. E parliamo invece dell'ultimo scintillante progetto, che è quello di Rosaria Serrato. Sono certa che questo nome non vi suoni nuovo, ma ascoltiamo prima il suo vocale, guardiamo qualche altra foto e poi vi rinfresco io la memoria. Ciao, mi chiamo Rosaria Serrato, sono di Napoli e sono un'uncinettina appassionata da 3 anni circa. Ho imparato quando ero piccola con mia madre, quindi quando ho ricominciato ero già avvantaggiata. Il mio hobby è creare bigiotteria e lo faccio da più di 15 anni. Negli anni ho anche aperto una pagina Facebook e Instagram dove pubblico le mie creazioni e le vendo. Mi sono avvicinata al gioiello tessile un po', diciamo, titubante, perché non credevo fosse nelle mie corde. Poi quando ho visto che si potevano creare delle cose meravigliose con filo e cristalli, mi sono messa a studiare, ho seguito vari tutorial su YouTube, in particolare quelli della Mamo Emanuele Esposito, dalla quale ho imparato molte cose, ho preso tanti spunti. Poi quando ho cominciato ad acquistare manualità non mi sono accontentata di riprodurre i progetti dei tutorial pari pari, ma ho creato anche dei bijou di mia fantasia. Così è nato questo bracciale, perché avevo il desiderio di fare un bel bracciale a fascia largo per l'estate e l'ho realizzato con il Lumina 6 Cipria, e che è stata una bella scoperta, devo dire. Mi trovo molto bene e trovo che sia facile da lavorare e molto resistente. Infatti, pur essendo sottile e sostenuto, ed è ottimo per la creazione di questo bracciale pieno di cristalli. E un giorno decido di condividere la foto della mia creazione sul gruppo di Emanuela per farle vedere quanto si può imparare dai suoi tutorial, e le ragazze del gruppo lo hanno apprezzato talmente che lei ne ha fatto un tutorial che potete trovare su YouTube col nome appunto di Bracciale Rosaria. Vi ringrazio e vi saluto. Ebbene sì, il bracciale di Rosaria ha ispirato proprio il bracciale Rosaria, per l'appunto, di La Mamu Emanuela Esposito, che ovviamente salutiamo con tanto affetto. E qui, cari amici e care amiche, è dove voglio soffermarmi. Ebbene sì, qui si vede davvero il potere enorme della condivisione. Tutte le volte che noi diciamo di condividere i vostri prodotti, lo facciamo anche perché è un modo non solo per mostrare la vostra abilità, ma anche perché farlo potrebbe aprire delle nuove porte, delle nuove opportunità, come proprio quella che ha avuto modo di vivere Rosaria. Quindi ancora complimenti
commenti e mi raccomando condividete. E quest'altra nuova puntata, questo nuovo inizio di Tesselan Condivision si conclude qui. Io vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella e di cliccare magari anche un pollice in su sotto questo video, grazie. Ma di iscrivervi anche su tutti gli altri social, li sapete, ma io ve li ripeto, Facebook, Instagram, Pinterest e TikTok. Ma mi raccomando anche di iscrivervi, qualora non l'aveste già fatto, al nostro gruppo Tessiland, l'unico, il solo ed ufficiale gruppo di Tessiland. E condividete i vostri progetti, perché magari chissà, la prossima volta potremo parlare proprio di voi e del vostro progetto. Seguiteci quindi su tutti i nostri social, iscrivetevi alla newsletter, tanto trovate il link qui sotto, e poi non dite che non ricevete le novità oppure degli avvertimenti oppure dei cambiamenti oppure dei codici sconto. Seguiteci anche nelle dirette, nelle storie, commentate, cliccate pollici in su, insomma ecco, ma espandiamo quanto più possibile il mondo del crochet insieme. Noi ci vediamo il prossimo mese con la nuova puntata di Tessiland Condivision. Ciao!